I'm a Trumpster, motherfucker. Ok, ciao ragazzi, lo so, è un po' che non carico video, mi sono preso un attimo di vacanza, di riposo. Allora, oggi però partiamo con un gioco nuovo, un gioco che ho conosciuto grazie ad Arbi93, infatti ha fatto un vlog dove in sottofondo c'era appunto un gameplay, un suo gameplay, scusate, di questo gioco, che è Warface, un free to play scaricabile da Steam. E per essere un free to play devo dire che è veramente molto bello, è della Crytek, quindi la stessa casa che ha fatto Crysis, Crysis 2, Crysis 3. Il motore grafico è il Crytek Engine o CryEngine, non mi ricordo, e comunque è strutturato molto molto bene. Ci sono due tipi di gioco, c'è la coop dove c'è un massimo di 5 giocatori reali, quindi persone reali, contro l'intelligenza artificiale. Le mappe sono queste, io per adesso ho sbloccato queste 4 qui, più si va avanti con gli sblocchi delle mappe più le mappe sono difficoltose. Oppure c'è la modalità versus, modalità che è del tutto multiplayer, come tutti i multiplayer che ci sono, a tutte le varie modalità che ci possono essere, dal deathmatch al cerca e distruggi a tante altre modalità che non ho neanche provato sinceramente. E come classi ci sono le classi, le solite classi, c'è l'assalto, il ingegnere, il medico e il cecchino. Per ora io ho sbloccato solo l'assalto e il cecchino. Come armi, l'arma principale dell'assalto, del cecchino non lo so perché non l'ho usato, ma l'arma principale dell'assalto è l'M4A1, però non si chiama così, non ha il nome originale. Però andiamo subito a vedere magari la prima delle quattro mappe, che è questa, che è la più semplice. Facciamo un gameplay su questa. Si fa la ricerca del gioco. Ok, massimo 5 giocatori, adesso siamo in 4. 2 sono già in game. Ecco, magari aspettiamo magari che finisca la partita che è già in corso, così ne facciamo una completa. Le classi sono qui comunque. Come vedete io sono assalto, questo sotto è il cecchino. Qui ci sono le due classi che devo ancora sbloccare, il medico e l'ingegnere. Qui sopra invece possiamo trovare la chat, possiamo trovare lo shop dove si possono acquistare. Quelli col simbolo del dollaro sono soldi finti, sono soldi del gioco, io adesso ho 1030 dollari, mentre quelli con la K sono soldi reali, qui si possono comprare le cose pagando cash, o come nelle armi per esempio si può scegliere, ci sono alcune armi che si può scegliere di pagarle con soldi finti oppure con soldi reali, lo stesso per tutte le altre cose, le maschere e i vari attachment anche per tutte le armi. Dopodiché abbiamo l'inventario dove si può andare a modificare le varie classi delle due fazioni, qui si possono modificare, questa qui me l'avevano data però non è più utilizzabile perché è scaduto il tempo, la davano per un certo periodo di tempo. Altrimenti possiamo andare a modificare il vestito e tutte le altre cose. Anche qui si possono comprare tutte le skin che si vogliono. Qui abbiamo le statistiche. È la prima volta che le vedo anch'io, quindi... I progressi... 24 ore easy... Sono tutte cose che sto guardando anch'io per la prima volta adesso. Qui si può creare un clan a pagamento ovviamente, costa 1030 per avere una tag, penso, per crearsi un proprio clan. Safe House cos'è? Ah, è una specie di poligono. E niente, opzioni di gioco che... John è pronto, Sprint Mode, Slide, F. Ah, questo qui dovrebbe essere per fare la scivolata. F, che non avevo capito come si faceva, visto che adesso l'ho capito.
opzioni di gameplay. Qui abbiamo tutti i tipi di croce del mirino che si possono scegliere. Ma proviamo a mettere questa. E se no, le opzioni video. Opzioni video, cioè io adesso sono tutto a palla, cioè sono tutto a ultra. Opzioni audio, la musica l'ho abbassata un po' e niente, dai, ci vediamo appena inizia la. Appena inizia la partita. Ok, siamo in fase di caricamento della partita. La mappa è Breaking Wall. Io sono Lost in questo caso perché ho cercato io la partita e sono risultato primo tra quelli che cercavano. Gli altri sono arrivati dopo, quindi Lost ce l'ho io. Quindi è un modo The illicit sale tipo of unsecured COD munitions in failed Balkan states is the NSA's dove greatest external si poteva security threat. ostare Blackwood will stop at le nothing to profit from this activity. So they must partite. be stopped. Oh, eccolo lì. We will destroy all Blackwood operations. E uno abbiamo fatto. Cazzo, non è morto? Me l'hanno fatto. Ok, qui potete già notare la grafica che ha questo gioco, veramente. Veramente fatta bene. Open the door. Cazzo è. Avanziamo. Ok, abbiamo finito i colpi, passiamo alla secondaria. Merda. Beh. Ok, cerchiamo di fare headshot perché con la pistola poi potrò ricaricare poi quando arriviamo al checkpoint. Ma nel frattempo. Nel frattempo non posso ricaricare perché ho finito le armi, le munizioni per la principale. Ok. Forse. Eia! Ok, qui ce n'è uno. Qui, se io mi metto qui, posso far scavalcare gli altri. Ok, adesso questo mi aiuterà a salire. Perfetto. Cioè, è una cosa interattiva, ma carina da vedere in un FPS. C'è collaborazione. Dov'è l'altro? Non era lì. Proseguiamo di qui. Come si può capire, il percorso non lo si può sbagliare perché è un percorso obbligato. È un percorso obbligato che bisogna seguire per forza. Questi con lo scudo sono i più rompicoglioni. Per il resto, cioè l'intelligenza artificiale sinceramente lascia un pochettino a desiderare. Però come gioco direi che è molto molto bello, molto carino. Ok, qua me li stanno facendo tutti gli altri, vabbè. Ok, questo è il primo checkpoint che raggiungiamo. Il prossimo checkpoint sarà la fine appunto del match. Andiamo. Ricarichiamo l'arma primaria.
Ok, con tab si possono vedere le kill. Io ne ho fatte 20 e per adesso sono in testa. Sprecate tutte le armi, cazzo che fenomeni. Tutte le ammo sprecate. Questi si divertono a fare i coglioni. Io intanto faccio le kill. Ok, questo è già fatto. Lagga un pochettino, eh. C'è qualcuno che mi spara fastidiosamente. Sono a secondaria. Dai, proseguiamo. Qua non posso caricare perché non ho passato il checkpoint, quindi posso usare solo la pistola. Ok, abbiamo imparato anche a scivolare perché non avevo capito come si faceva. Premendo il tasto F si fa la scivolata. Merda, sono stato lì proprio... come un coglione. Ricarichiamo la primaria. Ok, così. Andiamo. Arriva il pirla con lo scudo. Questo rompe i coglioni, eh. Andiamo di qua. Ok. Helicopter is inbound. Prepare for extraction. Perfetto, dai. Diciamo che è andata abbastanza bene la prima missione, quindi qui finisce. Vi ricordo in descrizione ci sono ancora i due link ai due canali che sto sponsorizzando. Sono felicissimo per Intelligent 26, che grazie alla sua bravura, grazie al suo contest, che tra l'altro mi sembra che sia ancora attivo, sta crescendo veramente bene, veramente bene. Ho fatto un casino di iscritti ultimamente. Challenge complete. Allora, io sono il primo. Mentre per Gameplay Italia non so perché non vi stiate iscrivendo, ma se non vi iscrivete perché notate che non sta caricando, è semplicemente per il fatto che vi è per lavoro, quindi sicuramente appena rientra ricomincia i caricamenti e andrà avanti con appunto i giochi che stava portando sul canale. Niente, io qui ho fatto 42 kill, 26 headshot, precisione del 26%, e niente, sono arrivato primo della squadra. La prossima volta vedremo magari di fare un'altra mappa o magari passare al multiplayer. Comunque ditemelo voi nei commenti. Quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, un commento, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao belli.